chiediamo a due rappresentanti del Comitato 06, innanzitutto vi salutiamo e vi chiediamo come mai anche voi qui oggi. Allora, noi oggi siamo qui per tanti motivi. Il primo perché come categoria rappresentiamo una categoria emblematica di donne che vivono una situazione di precariato anomalo, in quanto svolgiamo un servizio essenziale per la città e attualmente, a causa della fuoriuscita del patto di stabilità, l'amministrazione comunale sta cercando di esternalizzare il servizio e automaticamente di passare noi alle cooperative per essere sottopagate e per svalutare un servizio. Quindi qui la valenza è forte, perché anche con la presenza della ministra Fornero, ministra del welfare, noi facciamo a capo al welfare, quindi noi siamo qui per testimoniare il nostro dissenso più profondo rispetto a quelle che sono le politiche che hanno un orientamento di smantellamento di servizi essenziali. Avete già avuto anche delle possibilità, diciamo così, almeno così è stata presentata dai media, di dialogo col sindaco Fassino. Vuoi raccontarci com'è andata e quali sono state le sue risposte? Il dialogo è stato unidirezionale, abbiamo tentato di far sentire le nostre ragioni, ma non abbiamo ottenuto molte risposte. Abbiamo tentato anche delle possibili soluzioni in quanto comitato, seguiti da giuristi di un certo calibro quali Ugo Mattei e Casalini, che ci hanno aiutato nel predisporre un piano alternativo alla esternalizzazione, che non è nient'altro che la privatizzazione dei servizi educativi comunali, quelli che riguardano i nidi e le materne comunali. Non abbiamo avuto risposta, siamo ancora in attesa di una risposta e ci piacerebbe capire quali sono le reali intenzioni e perché l'unica via d'uscita che è proposta dal Comune sia la privatizzazione. È per questo che nuovamente il 23 aprile, lunedì dalle 16 in poi, saremo in piazza per manifestare la rabbia che nel non sentirci ascoltati dal momento che, come dicevo, non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Sì, noi invitiamo tutta la cittadinanza, perché questo è un problema della cittadinanza. I servizi educativi sono, come ripetiamo noi, un bene comune, cioè essenziale di appartenenza e di storia, e non possono essere cancellati così con la scusa di una crisi. Le priorità economiche sono decisionali politiche, quindi certo c'è una difficoltà economica, però come dire, si può dare una priorità, perché qui rischiamo comunque di fare delle scelte, come dire, che vanno a danno dei singoli, delle persone, a danno dei bambini, e noi diciamo profondamente no, con rabbia costruttiva, no ad ogni forma di privatizzazione. Grazie. Anche gli operatori sociali, che hanno già dato insomma motivo e voce alle loro proteste nei giorni scorsi attraverso iniziative sotto il Comune, sono qui oggi a contestare la ministra Fornero fuori dal Teatro Nuovo di Torino. Anche loro chiediamo come mai anche voi qui oggi. Beh, sono diversi mesi ormai che siamo in piazza un po' dappertutto, nello specifico soprattutto sotto il Comune, ma diciamo che la nostra lotta è la lotta sia degli operatori sociali ma anche dei lavoratori precari della scuola che sono qua presenti oggi, e che pensiamo sia giusto comunque far sentire la nostra voce in ogni sede e contestare questa riforma del lavoro. Abbiamo sentito poco fa anche le maestre degli asili, che a Torino stanno subendo pesanti tagli anche sui loro posti di lavoro, che hanno iniziato anche loro insomma delle proteste nei confronti dell'amministrazione comunale, ovviamente come applicazione in realtà di direttive ben più alte che arrivano dal governo, come oggi siamo qui a contestare insomma. Anche loro dicevano, si trovano lunedì a continuare la loro protesta in piazza. Ci sarete anche voi? Saremo tutti quanti insieme, sicuramente al di là dei massimi sistemi e dei principi, quello che ci accomuna in questo momento alle maestre è il rischio serissimo di perdita del nostro posto di lavoro, nel nostro caso, quindi nel caso di lavoratori che lavorano per cooperative e che hanno quasi come monocomittenza al Comune di Torino, oltre al rischio serio di perdita di lavoro, stiamo già vivendo l'assoluta mancanza di stipendio da qualche mese. Il Comune di Torino non paga le sue fatture da circa 7 mesi. Sì, ovviamente sindaco Fassino si appella ovviamente a questi patti che lui tra l'altro avrebbe firmato, quindi sono responsabilità politiche direttamente sue.
quando poi in realtà a livello complessivo, insomma anche di governo, se vogliamo, i fondi ci sono, ma si preferisce spenderli per altre cose. Si preferisce spenderli per altre cose, c'è anche il sospetto che si preferisca accantonarli in attesa di giugno, quando le direttive europee dovranno essere comunque in qualche modo rispettate e quindi il mancato pagamento delle fatture ai fornitori comporterà l'obbligo di pagamento di pesanti more, per cui abbiamo il sospetto che i soldi vengano accantonati, abbiamo anche il sospetto che ci siano grosse manovre dietro, le proposte che girano nell'aria, quello che si sente più o meno dire che il Comune sta mettendo in atto proposte rispetto alla cessione del suo credito a fondazioni terze, pensiamo alla Compagnia di San Paolo, con ovviamente gli interessi passivi a carico dei fornitori che quel credito invece dovrebbero incassare. E le, insomma, connivenze sono pesanti, basta ricordare l'ex sindaco di Torino che ruolo ricopre adesso in quella compagnia. L'ex sindaco di Torino, sappiamo benissimo che ruolo ricopre oggi, per cui se io ho stipulato anni fa un accordo per cui il mio servizio mi è stato concesso in appalto dall'ex sindaco e l'ex sindaco ha governato in modo e maniera tale per cui oggi il comune pare non sia in grado di pagarmi, oggi l'ex sindaco si compra il mio debito e gli interessi passivi sul mio debito li devo comunque pagare io. Facciamo finta che mi devono 300.000 euro. Beh, ne perdo 24.000 in questo caso se accetto le loro condizioni. E al di là che lo facciano meno, insomma, un cantiere in Val di Susa per adesso sta costando ogni giorno 90.000 euro. Ogni giorno spendo 90.000 euro, questo non si può vedere. Grazie. Profumo e fumo Fornero in Folteria, è questa la nostra democrazia. Per far trovare la nostra accoglienza a due ministri del governo Monti, il ministro Profumo e il ministro Fornero, entrambi parte di questo governo tecnico che di tecnico ha ben poco ma che anzi si sta adoperando per mettere in atto quelli che sono i diktat dell'Unione Europea per salvare le banche e scaricare su di noi le misure di austerity e il peso di una crisi che non abbiamo contribuito a creare, che non abbiamo intenzione di pagare. Entrambi li conosciamo bene, a partire da Profumo che è stato rettore qua al Politecnico di Torino e che si pone in perfetta continuità con il lavoro di smantellamento dell'università pubblica già portato avanti dalla ministra Gelmini e con le logiche di aziendalizzazione e privatizzazione del mondo della formazione. Il ministro Fornero che sta portando avanti l'opera di distruzione del mondo del lavoro con gli attacchi all'articolo 18 e con tutte le altre manovre che si faranno in modo di prospettarci un futuro ancor più di incertezze e di precarietà. Noi questo non lo possiamo accettare, oggi ci sono gli studenti, ci sono i lavoratori, ci sono i precari, siamo qui per far sapere a questi personaggi quello che pensiamo di loro, quello che in tutta Europa la gente pensa e per cui sta scendendo in piazza contro queste manovre. Allora, nonostante il dispiego assurdo di forze dell'ordine che ancora una volta si schierano a difendere questi personaggi, a difendere i palazzi del potere, vogliamo far arrivare la nostra voce fin dentro e far sapere a Fornero e a Profumo che oggi non sono ospiti graditi nella città di Torino. Profumo in un center, Fornero in Folteria, e questa la nostra democrazia. Profumo in un center, Fornero in Folteria, e questa la nostra democrazia. We want scholarship. We want scholarship. We want scholarship. We want scholarship. Qui per far trovare la nostra accoglienza a due ministri del governo Monti, il ministro Profumo e il ministro Fornero, entrambi parte di questo governo tecnico che di tecnico ha ben poco ma che anzi si sta adoperando per mettere in atto quelli che sono i diktat dell'Unione Europea per salvare le banche e scaricare su di noi le misure di austerity e il peso di una crisi che non abbiamo contribuito a creare, che non abbiamo intenzione di pagare. La uova però gli fa tirare niente, dai. Ma che tirare? No, fa tirare. Manteniamoci così. Merda! Ma che è un posto tu? Ma sta